Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di partecipare a questo Expertise di oggi 8 luglio 2020 e sul tema, come sapete, dell'Learning Development con un focus particolare sulla formazione digitale e su quella che è poi, come dire, un'azione fondamentale per dare spinta appunto alla formazione, che sono gli strumenti e quindi tutto ciò che è rappresentato in particolare dai fondi interprofessionali della formazione finanziata. Io sono Pasquale Caffio, da tanti anni seguo la formazione e la formazione finanziata con passione e impegno perché credo che siano davvero leve fondamentali per sviluppare quelle che poi sono le attività delle aziende e adattarle e consentire anche poi l'occupazione. Questo poi in un'ottica di sistema, oggi abbiamo diciamo, un panel di esperti davvero importante, ve li presento al volo, li ringrazio e presento per prima la Senior Project Manager Iole Argentino di Speaks Italia e Buongiorno. Andrea Caffà, buongiorno, Andrea Caffà, Presidente Gruppo, fondatore di grazie mille. Snarcom, il direttore del Fondo Banca Assicurazione Massimo Di Biagio e il nuovo Buongiorno. direttore, buongiorno, è il nuovo direttore Davide Dei di Foncotto, benvenuti. Mi prendo giusto qualche minuto per connotare un po' la situazione, introdurre un po' anche le vostre riflessioni. Faremo diciamo, nella prima parte di questo webinar un approfondimento su quella che è la situazione di oggi. Potrei definire la training Google Map, cioè dove siamo, dove ci troviamo e come ci siamo arrivati sostanzialmente. E poi, se possibile, nella seconda faremo un ricalcolo del percorso per individuare quelle che poi sono soluzioni tecnologiche di deburocratizzazione che ci dovrebbero portare per un sistema più snello, più efficiente e in grado di rispondere a quelli che sono poi i nuovi bisogni di questo new normal. Ovviamente le attività delle aziende sono cambiate. Abbiamo visto, e vi dico, ricordo un'indagine di Unioncamere del dicembre del 2019 che diceva che il 64% delle aziende intervistate avevano intenzione di far formazione attraverso gli strumenti digitali e le piattaforme. Di fatto, però, nel 2019 solo una su 10 aveva utilizzato questo strumento. Ovviamente il Covid, paradosso vuole che è andata così, ha poi innescato e prodotto un cambiamento epocale, quindi quello di poi webinarizzare e fare e-learning un po' per ogni attività, naturalmente anche per la formazione, con vantaggio sulle modalità di lavoro, dallo smart working. Insomma, sappiamo i vantaggi, solo un giorno di smart working a settimana produce in meno 150 kg di CO2, e 40 ore di tempo libero in più per i tempi morti di trasporto. Quindi sono nuove modalità e nuovi anche processi organizzativi. Noi, insomma, nel mondo HR ci siamo da tanti anni e vediamo come anche magari delle gerarchie e delle organizzazioni strutturate in un certo modo ci sono È un sistema che oggi, insomma, vede la necessità, mi rifaccio anche a quelli che poi sono gli obiettivi richiesti, i 17 obiettivi del framework di Agenda 2030, gli SDGs. L'obiettivo 4 prevede istruzione e formazione di qualità. E qui, volendo citare e ricordare Ennio Morricone, mi ha colpito ieri una frase che diceva. Lui rispondeva al suo maestro e diceva: "Ma io veramente sarei voluto diventare famoso per la musica assoluta, non per le colonne sonore." Quindi si è trovato a dover dare il proprio meglio, addirittura a essere un'eccellenza mondiale, lo ricorderanno tutti e sempre per la bellezza delle sue colonne sonore, però ha performato, diciamo così, in un ambito, in una situazione che non era quella da lui voluta. Noi oggi ci troviamo in una situazione che non è da noi voluta e dovremmo quindi insieme capire qual è questa situazione e il secondo punto, qual è la formazione assoluta verso la quale vogliamo andare e con quale appunto prassi e modalità. Quindi inizierei poi questo primo giro di tavolo con Iole Argentino, chiedendo un po' poi a tutti naturalmente i nostri speaker qual è appunto la situazione, come l'avete vissuta, perché poi sappiamo che da marzo anche noi gestendo tanti progetti sono arrivate richieste di annullamento, di trasformazione, di piani formativi in cassa integrazione, di formazione che si è sempre più trasformata in un, come lo posso dire, digital training picking.
cioè ci chiamano per dire vorrei andare lunedì in aula per fare il remote leadership per 1:40, oppure il corso d'inglese fra 3 giorni, però ci sono naturalmente, soprattutto per attingere le risorse della formazione, un po' di, diciamo, ortati. Qual è stata un po' la vostra esperienza come Speaks e quali soluzioni anche a livello tecnologico, come piattaforme avete messo sul campo e quindi qual è la situazione oggi? A te, Iole.